Ciao a tutti ragazzi, sono Fenren e oggi ritorniamo su un video su YouTube per due spiegazioni importanti, ovvero il dramma di questa metà maggio, il dramma, il melodramma, la burla, lo scherzo o probabilmente la truffa, questo dipende dai punti di vista. Iniziamo con una piccola premessa, ricordo a tutti che la community è live con me, quindi siamo live tutte le sere sul canale Twitch, non c'è bisogno di dire il canale Viola, sul canale Twitch dalle ore 22, quindi siamo tutte le sere live, anche 21.30 se capita, e a volte capita anche alle 22.30 perché capita che mi scappa la popò e quindi devo andare in the chess room, e quindi capita anche che alle 22.30, però siamo tutti i giorni live sul canale Viola, quindi on the Viola Channel, per live streaming, per la maggior parte sempre sullo Tsubasa. Purtroppo vorrei giocare a qualcosa di diverso da Tsubasa, ma Tsubasa come Matsuyama, perché vabbè, chi mi guarda sa perché lo sto dicendo così, è una costante, quindi non scapperò mai da questo gioco, non riuscirò mai a scappare, rimarrò su questo gioco in eterno. Ora, parliamo del punto cruciale del perché sono tornato a fare questo video, del perché sono tornato su YouTube, nonostante su YouTube non ci volessi lontanamente, non mi ricordo l'italiano al momento, stavo dormendo, quindi andiamo ai punti cruciali della storia. Allora, ultimamente ci sono una marea di reseller che vendono Dreamhall come fossero caramelle, quindi a un prezzo più basso del solito. Se prima il reseller te lo vendeva a 60, ora stanno vendendo a 50, a 45, prezzi fantastici, sembra quasi che ti stiano facendo un regalo, un cazzo, cioè addirittura chi ti scrive stock limitati. Quando scrivono stock limitati è il momento in cui mi piscio sotto, quel momento in cui mi fanno morire. Stock limitati, che cazzo mi significa stock limitati? Vabbè, comunque stock limitati, i famosissimi stock limitati che conoscono solo loro. Allora, lo shop com'è composto? Lo shop attualmente, io c'ho lo shop cileno, lasciamo stare lo shop cileno, non è importante lo shop cileno, non focussatevi su quello. Il discorso qual è? Il discorso è che c'è la possibilità di cambiare valuta per risparmiare qualcosina, questo lo sapete tutti. Ora, di mese in mese ci sono sempre valute più convenienti, ci sono sempre paesi più convenienti, c'è sempre il modo migliore di risparmiare. Attualmente il prezzo migliore sul mercato è di 36 euro per un pacchetto di 200 Dreamhall. Quindi 36 euro per questo pacchetto. Questo pacchetto di 200 Dreamhall, quindi 200 Dreamhall, offerta migliore attualmente sul mercato, con il paese migliore che attualmente è il Sri Lanka, è di 36 euro. Quindi, ricapitoliamo un secondo, 36 euro. Perché? Perché i rivenditori vi stanno chiedendo 50 euro o 45 con codici sconto? Perché vogliono fare la ricotta. Ed è giusto che queste persone come Salvo D'Urso, Stella, vadano a mangiare su di voi 10-15 euro per un click, perché letteralmente per ricaricarvi le Dreamhall ci vuole che inviate il pagamento, entri, clicchi ed è fatta. Quindi attualmente stiamo con questa situazione che si sta andando a creare, paradossalmente brutalmente brutta, cazzo di WhatsApp di merda, si sta creando una situazione schifosa, cioè state dando da mangiare allo sciacallo. Dare da mangiare allo sciacallo è sbagliato, soprattutto quando lo sciacallo si professa, perché più volte ci sono stati post, lo faccio per voi, è per voi, è un servizio per la community. No, non è un servizio per la community, è un servizio per le tue tasche. Quindi ricapitoliamo, un servizio che ci vuole un secondo di click, vi stanno facendo pagare dai 15 ai 10 euro. Quindi, boicottaggio che significa? No, non comprate le Dreamhall. Allora, io ad esempio nel mio canale Telegram c'è Manuel Russo, famoso fratello di Peuzzo, Peuzzo il Chiavatore, lo conoscete tutti. Peuzzo il Chiavatore ad esempio è il fratello che ve lo fa costo zero. Costo totalmente zero, vi ricarica, costa 36, pagate 36, costa 37, pagate 37, zero. Quando lui non può, lo faccio io purtroppo ho €1,50 di imposta, dipende dalla giornata quanto costa, perché io devo fare i passaggi PayPal, eccetera, eccetera, da PayPal alla carta e via dicendo, e quindi io pago praticamente €1 di transazione da PayPal alla carta, e quindi pago €1, €1,20 in più, dipende dall'importo e dipende dalle varie cose. Quindi pago tipo €1 in più, €1,50 in più, però
voglio dire, c'è una differenza, cioè se qualcuno ha bisogno, io gli dico, ok, la valuto attualmente è 36, io ho bisogno di questo euro, 1,50 euro, 37 euro, 37,50 euro, è risolto. Quindi ricapitoliamo, porco porco WhatsApp, fammi staccare WhatsApp, da? Ok, quindi ricapitolando il discorso, ci sono persone come Manuel Russo, Peguzzo, il fratello di Peguzzo del resto, cioè, come mai, che lo fanno totalmente gratuito. Poi ci sono persone come Salvo, o ci sono persone come Stella, che vanno a chiedere 15 euro per un servizio che ci vuole un click. Quindi non fatevi fottere, non fatevi fottere da pubblicità ingannevoli, da qualsiasi cazzo che si è cacato nella mutanda. Da qualsiasi cazzo, mi stanno già chiamando gli sciacalli, visto? Sto andando contro di loro, che fanno? Mi chiamano gli sciacalli, subito, immediato. Immediato, io gli sto facendo un video denuncia, loro che fanno? Mi chiamano per fermarmi dal denunciarli, ma io non mi fermerò. Quindi ribadiamo la discussione, cioè ribadiamo non significa un cazzo, riprendiamo la discussione. Allora, le Dreamable attualmente, oggi, quindi oggi quanto ne abbiamo? Oggi 17, mamma mia, 17, oggi 17 maggio, costano 17, cazzo, costano 36 euro. Forse sarà aumentato 36,50, la valuta è variabile, però non costano più di 37 e qualcosa. Attualmente ve le stanno facendo pagare 50 euro. Quindi, nel caso in cui avete bisogno di Dreamable perché non potete cambiare magari la regione del Play Store, o perché non avete un Android, quindi vi riesce difficile come discussione, potete tranquillamente entrare nel canale Telegram, nel mio canale Telegram, potete contattare o me o Manuel Russo, che ve lo fanno, Dio, che ve lo faccio. Praticamente con 1,50 euro di differenza, cioè in confronto a regalare 15 euro, direi che c'è una differenza. Ve lo farei anche gratis, ma purtroppo gratis non posso farlo ancora. Però il discorso dov'è? Non fatevi sciacallare addosso, vi stanno letteralmente sciacallando addosso. Vi stanno letteralmente, non so neanche se il termine sciacallando sia corretto. Sto facendo questo video semplicemente perché stanno succedendo una marea di discussioni inutili che non servono a un cazzo di niente. E quindi una volta e per tutte togliamo tutti di mezzo. Finché non c'è qualcuno che si espone, finché non c'è qualcuno che dice la verità su come stanno le cose, qua si continua a fare il mangiare gratis, è buono a tutti, fa sempre piacere. Quindi qua finché non c'è qualcuno che ferma, che dice la verità delle cose, che dà uno stop a sta cazzata che stanno facendo, continueranno. Quindi ok, i reseller ci sono. Se i reseller erano a 40 euro, quindi che guadagnavano 5 euro, 4 euro, non avrei detto niente, perché magari tu ti vuoi prendere 4 euro per il servizio, voglio dire, comunque un po' di scocciatura c'è. Però è una scocciatura relativa, quindi 4 euro te la potevo pure far passare, ma che tu ti prendi 10 euro, 15 euro per due cazzo di click, no, ragazzo mio, stai pisciando fuori dall'orticello. Quindi diffidiamo, diffidate da rivenditori che vi chiedono un prezzo di 45 o di 50 euro per un pacchetto di 200 Dreamable, perché il pacchetto di 200 Dreamable sta a 36-37 euro. Non sta di più, certo, ma magari tra una settimana può aumentare come può scendere. Però se aumenta, state sicuri che loro aumentano i prezzi. Se scende, state sicuri che loro scendono, ma comunque state pagando di più. Quindi, chiudendo la discussione nel toto, anche perché io mi stavo letteralmente dormendo, mi ero steso, onesto, mi ero steso sul divano, mi ero steso sul divano anche perché se mi stendo nel letto, Mara mi prende a calci. Mara non è una persona che ti lascia dormire in pace. Mara, anche se sta sveglia, viene là e ti deve tirare un calcio giusto perché te lo deve tirare. Quindi, giusto perché cerchiamo di salvare il più possibile questa piccola community, o almeno quello che è rimasto di questa community, cerchiamo di fare un po' di salvataggio. Mi sono alzato dal divano, ho detto o facciamo questo video o non lo faccio più. Quindi, mi sono alzato dal divano, visto che sul letto non potevo stare, che vengo preso a calci. Mi sono alzato dal divano, ho detto facciamo sto cazzo di video prima che dopo faccio la live e non lo faccio neanche oggi. Diffidate da chi vi chiede un prezzo maggiore di 40 euro per un pacchetto di 200 Dreamable. Diffidate. Se avete bisogno, c'è il mio canale Telegram, ci sono io all'interno, c'è Manuel all'interno, potete utilizzare entrambi.
non c'è nessunissimo problema, ma non vi fate sciacallare addosso come vi sta, come stanno sciacallando, che poi non sono soltanto, io sto parlando della community italiana, logicamente anche nella community internazionale lo sciacallaggio sta andando potente, però nella community internazionale non sono cazzi con cacao perché non sono problemi miei, non è una community che seguo io, non è una community che conosco io, non è una community a cui io sono affezionato, quindi sti gran cazzi con cacao nella mutanda, quella community si può anche andare a far fottere, ma voi italiani che seguite, paradossalmente, che la maggior parte di voi vi conosco, non fatevi fregare. Anche perché quelle persone, che sono le stesse persone poi che dopo che avete bullato, dicono pure, ti ho portato fortuna, grandi cazzi che cacato, tu ti sei preso quei soldi nella tasca, ti sei preso 15 euro senza fare un cazzo, hai portato fortuna. Vabbè, comunque, grandi teste di minchia. Ragazzi, non più di 40 euro, se vi chiedono più di 40 euro non vale la pena. Se volete pagare 4 euro di servizio, 5 euro di servizio, ci sta. Più di 40 euro non ci sta. Se avete bisogno, c'è il canale Telegram, ci sono io, c'è Manuel, c'è quello che stracazzo volete voi. Non fatevi fottere da attualmente nel mercato italiano da stella e da sal. So che questo video genererà una marea di flame, non me ne fotte un cazzo di niente, non me ne può fregare niente. È il momento che le cose devono essere dette per quelle che sono. Attualmente, entrambi con le loro promozioni del cazzo vi stanno soltanto fregando. E questo è al limite dello scandalo, letteralmente al limite dello scandalo, solo che non hanno vergogna di farlo e quindi continuano a farlo. Finché non ci sarà qualcuno che si oppone e mette la verità, gliela butta in faccia e questo, il video non gira un poco, continueranno sempre questi prezzi osceni. Ma già vedete che da domani abbasseranno il prezzo perché io poi gli avrò fatto la denuncia sociale su YouTube, tutti quanti lo verranno a sapere, o almeno quelli che siamo in cui giocano a questo gioco, e quindi abbasseranno il prezzo per essere. Per dire ok, allora io ti faccio il servizio ma guadagno 3-4 euro. Quindi da là capirete ancora di più quanto sono falsi e quanto letteralmente hanno provato a fottervi fino ad ora. Quindi questo è tutto, penso di averlo spiegato bene, penso. Avrei altre 10 cose da dire, ma già sto a 12 minuti di video, ma che cazzo devo dire più? Ragazzi, ci becchiamo su Twitch alle ore 22, alle ore 21:30, alle ore 22:30, dipende da quanta pipì devo fare, quanta pupù devo fare. Mi raccomando, il live tutti i giorni, o quasi, perché poi ogni tanto succede qualche guaio. Mi raccomando, ci becchiamo sulla piattaforma Viola. Viola, Twitch, cazzo, tac.